Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui su GTA 5. Questa volta siamo online. Come vedete è tornato Podrak il poliziotto, pazzesco. Ma Podrak è un ritorno al roleplay? No, perché questo qui è un server un po' particolare. Si chiama 5PD Italia ed è praticamente una mod basata su questa mod che si occupa proprio delle missioni della polizia e non solo. Quindi ci sono gli NPC in questo caso che ti daranno delle missioni. Sì, ci sono anche le fazioni dei criminali, però è un gioco dove voi iniziate e siete subito criminali. Quindi iniziamo subito, accettiamo anche una chiamata e partiamo con la nostra Seat Leon della polizia di stato. Partiamo, accendiamo le sirene che ho impostato italiane. Sempre che riesca a ricordarmi come si fa. Allora, vediamo se si apre. Oddio! Ora che ci penso, io non so se ho... Ok, sì, ho la possibilità di far abbassare qua tutto. Allora, fatemi andare a vedere un po' che cacchio sta a succedere. Io nel frattempo sbando a sinistra e a destra. Qui c'è una persona che si è fermata. E vediamo un po'. Qua c'è un altro furgone abbandonato. Mi piace driftare. Oppure qua un po' è così l'asset della macchina. Non so perché mi tende a girare a destra. Non so se sono io che sto sbagliando qualcosa. Oddio, ma qua dove devo andare? Dove devo andare? Scusatemi, fatemi capire dove devo andare. Non ho capito se c'è qualcuno qua. Officer Ardrin tornato. Officer. Oddio, oddio, mi stanno a sparare. Oh, oh, ho trovato. Oh, attenzione, mi stanno a sparare. Oh, oh. Mi stanno a sparare, raga. Fermi tutti. Questi mi stanno a sparare. Oh. Questi sparano, raga. Sparano, raga. Uno fuori. Centrale, mi stanno sparando. Richiedo supporto. Sono in tre, raga. Questa è una gang. Ma voi siete una gang. A tutte le unità qui centrale. Fuori due. Dannazione, raga. Ma qua sparano. Avviciniamoci con l'auto. Facciamoci scudo con l'auto. Oddio, ma questo... Questo è vivo ancora, Questo vivo è. Quindi? A posto? Attenzione, ho bisogno di supporto. Qual è il menu qua per chiedere aiuto? Backup. Codice 99. Multi agency. Croce rossa. Codice 1. Codice 3. Chiama tutti, Podrak. Ma stanno a sparare. Vediamo. Sono tutti morti? Oddio. Ma qua qua hanno sparato hanno sparato a manetta, oh. Ma sono tutti morti. Ha bisogno lei? Attento, che qui hanno sparato, pericoloso. Le consiglio di allontanarsi perché è pericoloso, hanno sparato. Non la sento comunque, non so se sono io o lei, però non la sento. In ogni caso, dai, proviamo a chiamare soccorso qui, richiediamo un'ambulanza. Ma non so quanta gente ho fatto fuori, Ce n'è un altro in teoria lì sopra. Richiedi un'ambulanza, richiediamo trasporto carcere, se si sveglia. Ma mi sa che qua è meglio chiamare il carro funebre, altro che... E richiedi un carro attrezzi. Abbiamo richiesto tutto, dai, carro attrezzi. Abbiamo chiesto tutto, dai. Dovremmo essere a posto. Andiamoci comunque con il mitra, non si sa mai che arriva qualcuno e ci fa qualche scherzetto. Possiamo mettere qualche cono, cono grande, non attraversare. Mettiamo il cartello alto polizia, non attraversare. Sperando
di riuscire poi a raccoglierli sti oggetti. No, lavori stradali no, barriera piccola. Siamo qua, no, dopo gli NPC non so come faranno a venire, quindi mettiamo qua questa barretta. Abbiamo fatto di tutto? Ok, è arrivato qua il carro dei morti. Allora, guardi, c'è stata una sparatoria, mi sa che questo ha fatto boom. Lo portate già voi? Grazie mille, eh. Fate tutto voi? A posto. Niente, raga, qui abbiamo finito, penso. Possiamo fare codice 4, chiamata terminata, e lasciamo lì la camera mortuaria a risolvere i nostri problemi. Noi abbiamo altri problemi per la testa, invece. Ok? Cancellato il backup, tanto abbiamo risolto. E continuiamo il nostro rito qua. Anche se non saprei se... mi sa che qua i signori del mortuari qua stanno una triggerà, ecco. Quindi bisogna in qualche modo sistemare questa cosa. Agente Poderak, mi riceve? Sì, centrale! Abbiamo individuato la residenza dei responsabili della sparatoria. Prova a interrogare qualcuno nel quartiere Caduzzo. Ok, mi dirigo sul quartiere Caduzzo per vedere se riusciamo a trovare qualche informazione su quella sparatoria. Allora ragazzi, adesso proviamo ad andare in quel quartiere per verificare e interrogare qualcuno, per vedere se c'è un movente per questa sparatoria. Che la persona in questo caso potrebbe essere accompagnata da dei complici, quindi meglio analizzare bene la zona dove vive questa persona. Eccoci qua, siamo nella zona dove potremmo provare a vedere se c'è qualcuno da interrogare. Potremmo chiedere a quel signore lì. Scusi, un'informazione, lei per caso conosce un signor Michael Caduzzi? Qui al quartiere? Ne sa qualcosa lei? Fill me up cosa? Sa oppure no? Oh no! No 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 no! No, no, non ci provi neanche. Non ci provi a rifarlo, eh. Lei ha provato a spararmi. Lei ha provato a spararmi. Fermo, fermo. Oh, fermo. Centrale, qui c'è un uomo armato. Centrale, c'è un uomo armato. Richiedo rinforzi. Potrebbe essere... Oh, ancora vive! Adam 79, qui centrale crimine. Ancora vive! Dirette al posto di comando della 127esima ad Adelaide per codice 3. Verifica la situazione. È morto, finalmente. Ma io volevo solo chiederle se sapeva qualcosa, non doveva spararmi. Dannazione, sempre così finisce. Chiediamo un'ambulanza, vediamo se ci può aiutare, ma... Qua la situazione è pericolosa, ragazzi, perché ogni cosa che facciamo, non l'ambulanza, vediamo, la richiediamo qua. Vediamo se riusciamo in qualche modo a rianimarlo sto signore. Anche se la vedo molto critica. Io ho tirato un po' di proiettili, ma non è morto subito, quindi qualche speranza che ancora vivo c'è. Io direi di chiudere l'area al traffico, mettiamo qua l'auto e mettiamo anche qua qualche blocco per evitare di far andare le auto, credo, spero. Vediamo se troviamo altra polizia, mettiamo qualche cono qua. Ok, l'ambulanza mi sa che si è persa perché qua non arriva nessuno. Allora, l'ambulanza sta arrivando con la sua calma del mondo. Ma dovrebbe teoricamente girare qua. Ok, si sta girando, sta arrivando. Vediamo se ci aiutano oppure no. Vediamo nel frattempo alcune... Vedo lì l'ambulanza a posto. In teoria l'ambulanza sta arrivando. Vediamo se... Oi, qua, venga, signor, venga qua. È qua il cadavere o possibile... Ma dove sta andando? Faccia con calma. Morto. Niente. Ho tutto sto tempo per dirmi che è morto? Tutto sto tempo per dirmi che è morto, raga. Ok. Allora richiediamo il carro funebre.
Mi dispiace, signor, ma chiediamo il carro funebre. Chiediamo il carro funebre. Ah, ha ragione, togliamo la... le tolgo subito l'auto, così può passare. E comunque può passare anche senza che la sposti l'auto, Ci ha fatto un po' di scuola guida, lo capirà lei da sé. Però va bene, va bene. Eccolo qua, è arrivato il carro funebre. Un bel Ducato. Guardi, non faccia come l'altra volta, che se ne si ferma qua, lo prende e rimane qua, Rimarrà qua? Se lo prenda e se lo porta. E lei rimane qua. Ah no, se ne va. Attenzione, se ne va questa volta. Complimenti, complimenti. Buona serata, Ci sentiamo in centrale. Niente, ragazzi, oggi abbiamo fatto un po' di lavori qua e là. Spero che questo primo gameplay vi sia piaciuto. E se vedo che vi piace, sicuramente vi porterò altri bei video, ok? Ma è tornato il fratello! Ma mi dissocio!